Salve ragazzi, sono Yata e benvenuti su The Vanishing of Ethan Carter. Questo titolo mi è stato consigliato da voi su Facebook, tra l'altro, per chi non è iscritto alla pagina Facebook, link in descrizione, ed era praticamente l'unico titolo tra quelli consigliati che io potevo giocare, ovvero avevo la console e la possibilità di registrarla. Iniziamo subito, ma siate consapevoli del fatto che di questo titolo non so più o meno niente. Confermi i progressi che saranno da scritti. Per progressi intendi girare come una trottola su me stesso per vedere se il gioco scatta, ma va bene. Questo gioco è un'esperienza narrativa che non ti conduce per mano. Ethan Carter, I didn't know, but he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail, but soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Ok, abbiamo iniziato. Tra l'altro ho voluto girare la visuale perché io adoro questa prospettiva. L'ho vista prima mentre testavo le movenze. Ora, noi dovremmo essere, penso, un investigatore, un certo Prospero, mi dimentico sempre, cioè mi sono dimenticato il nome, è già la seconda volta che vedo questa introduzione, ma... E a quanto pare Ethan Carter è, prende un ragazzo... Che cazzo? Dannazione, mi ha fatto prendere un colpo. È un ragazzo che ha chiesto il nostro aiuto, percepisci? Premi il premuto A. Ci fa vedere qualcosa. Basta così? Tanto mi sembra nostra quella sotto. Se lo rifaccio mi fa rivedere. Ok. Altra cosa, avete notato quando abbiamo superato questo tunnel? Prima era notte e poi si è fatto una specie di effetto visivo ed era giorno, quindi non ho capito se stiamo in una specie di trip o roba del genere. Non saprei. Ci si abbassa, si corre, si zoom. Ok, se si corre ottimo. Là c'è la trappola. Anche quella è una trappola. Se mi avvicino così posso disarmarla senza farla scattare, magari? Qualche prompt. No. Percepisce anche qui. La stessa cosa di prima, no, è espansa. Questo mi fa supporre che più troviamo cose, più ricomponiamo quell'immagine. Credo che valga la pena a questo punto cercare meglio prima di avventurarci oltre. Di solito nei giochi del genere questa barriera naturale, che in realtà può essere superata tranquillamente, è un po' come dirti sì, rimani nella zona antecedente. È inutile che vai avanti all'inizio. Qui sotto dove si va? Si va ancora avanti, si supera la... quell'ipotetica barriera. Oh, mi era sembrato di aver visto una cosa. Il bello è che questa l'ho scambiata per una trappola, ma quella non l'ho vista. Tagliola, tra l'altro tre trappole diverse. Uno, due, tre. Vediamo se riusciamo a capirci qualcosa. Vabbè, quelle sono decisamente ossa, c'è poco da fare. L'unico dubbio che ho è: riuscirò a capire quando ho trovato tutte le trappole o tutti quanti gli oggetti interagibili? O devo andare a fortuna sperando di intuire? No. Il bello è che un pochettino. Non ci posso credere. Sto dicendo, il bello è che non si vede nulla. Percepisci? Poi si non si toccano però. Non si sovrappongono. Va bene. Ok. Nada. Lì c'era la trappola già trovata. Proviamo a salire anche di qua. E cercare. E cercare come si deve? Vediamo un po'. Vabbè, diciamocelo, è molto esplicito quanto trovi tutto. E tanto siamo finiti dentro la visione che abbiamo avuto? Tutti i cadaveri.
tutte ossa per essere più precisi. Il posto è sempre lo stesso? Mi sembra di sì, la foresta di per sé. Però non avevo notato tutti questi cadaveri prima. Vediamo un po', leggi. Ma in inglese? Cioè il gioco è localizzato in italiano, ma la cosa è rimasta in inglese? Vuota. Zoom. Testo. Ah no, ok, c'è anche in italiano. Ovviamente lo sprite rimane in inglese, ma il testo te lo metto in italiano proprio come testo. Linfa. Un anziano andava ogni giorno nella foresta per bere la linfa degli alberi. Vabbè, buon per lui. Per arrivarci doveva attraversare tante trappole pericolose. Gli abitanti del villaggio credevano che avesse nascosto un amuleto di giada nella foresta. L'anziano, tuttavia, voleva che lo credessero. E così sarebbero andati nella foresta a cercare il tesoro, e non a bere la sua linfa. Una fresca notte d'autunno, qualcuno appiccò un incendio nella foresta. E il fuoco si propagò fino al villaggio. L'anziano si riparò dal fuoco, ritrovandosi il corpo di linfa. Quando tornò al villaggio, trovò le ossa di tutti gli abitanti. Si sedette e pianse. Poi trovò altra linfa da bere. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Che strana reazione. E non ci sono più le ossa. Penso sia abbastanza evidente, però. E c'è un fallo che prima non c'era. Morto in un incendio? Ok, no. Volevo aprire il testo. Incendio in una casa provoca morto. Contea di Bayfield, un incendio ha danneggiato una dimora storica di Red Cliff Valley, mercoledì mattina, secondo i funzionari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Bayfield. Una famiglia di 6 persone stava dormendo quando è scoppiato un incendio nella remota abitazione, un tempo proprietà di Albert Wandergriff, al numero 46 di Old Ogden Road, a Red Cliff Valley. Gail Carter, 58 anni, è stata dichiarata morta sul posto. Carter ha lo stesso cognome di Ethan, ovviamente. Il resto della famiglia è riuscito a scappare. Il marito di Carter, Edwin, 62 anni, ha riferito agli inquirenti che potrebbe essersi addormentato con una sigaretta accesa in mano. I vigili del fuoco sono giunti al luogo alle ore 4:22 e sono rimasti fino alle ore 5. Ah, c'è un'altra parte. Dopo l'accesa udienza pubblica, nessuna risposta per gli eredi di Wandergriff, che è i proprietari storici della casa nominata prima, no? Con sempre contea di Bayfield, i membri della famiglia Wandergriff si sono riuniti nuovamente oggi presso il Palazzo di Giustizia della Contea di Bayfield per discutere il destino della fortuna di Wandergriff, che è in deposito a garanzia dal 1961. Non abbiamo riferimento alla data di adesso, vero? No. Quando il patriarca della famiglia, Albert Wandergriff, 71 anni, perse la vita in un incidente in miniera, in seguito al quale la Wandergriff Industrial è andata quasi in rovina e l'economia locale ha subito gravi danni. James Wandergriff, 38 anni, di Chicago, ha sostenuto che le richieste di suo padre fossero irragionevoli e che molti membri della famiglia Wandergriff abbiano motivi personali per i quali evitano di vivere a Red Cliff Valley, nella proprietà dei Wandergriff, come previsto dalle ultime volontà del patriarca. Il recente incendio in cui la residenza dei Wandergriff è rimasta danneggiata, ha dichiarato, ha solo sottolineato le preoccupazioni della famiglia. Praticamente è l'incendio di cui si è parlato nell'altro articolo. Ok, ora capiamoci un attimo, no? Siamo ancora nella stessa zona di prima? Vorrei avere un riferimento. Sì, era no, qua c'era la trappola. Non c'è più. Sono un po' confuso. Questa è indubbiamente la stessa, lo stesso tunnel da cui siamo usciti. Oh? Forse ero io che ho toccato qua sopra? Sì, ok, era il mio stesso, il suono di me stesso, della mia stessa corsa. E non capisco. Siamo a 10 minuti del primo episodio, proprio 10 minuti del primo del gioco, e non sto capendo. Ah, qui era dove non sono andato prima. Dove non sono voluto andare. All'inizio. Ma che bellezza. Dai, è bellissimo. Tanto questa qui è la versione del gioco, è la versione Redux del gioco, dovrebbe essere un remake del titolo fatto con Unreal Engine 4. Non so se ci sono differenze con quello base, però è bene dirlo, l'avrei dovuto dire fin dall'inizio. Vabbè, certo, qui è bellissimo. Anche lì credo, sì, bellissimi quei monti. E il ponte un pochettino meno. Ponte chiuso, non entrare. No, ho paura, non credo di poter cadere in questo modo, perché non è un gioco... Red Creek Valley. Seemed like a quiet, ordinary place.
I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Already I knew that. Ok, mi sono rimasto in silenzio perché parlava un personaggio, ma è meraviglioso. Non mi crollerà sotto i piedi, vero? Non credo, però è veramente meraviglioso. Andiamo. Davvero bello. E lì c'è una locomotiva, no? Non è una locomotiva, mi sembra piccola. È una di quei cose per trasportare... È solo una motrice di una locomotiva. No, non è una motrice. Non sono un esperto, ma questa no, non è una motrice. È proprio una cosa di trasporto. Ovviamente, ecco, di qua sembra quasi tutto normale, ben po' rovinata, ma qui è pieno di sangue. Si può entrare e si può ispezionare. Ispeziona. Sangue? Animale? Umano? Incidente omicidio? Manovella? Graffi recenti, usata di recente? Manovella, 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 manovella. Quale manovella? Tra l'altro credo che leggerò i pensieri del personaggio quando fa così. Però non so se vi dà fastidio o non vi dà fastidio, scrivetemelo nei commenti. Mi si è un pochettino bloccato. Manovella. Ah, perché questi qua andavano l'avvio a mano, giusto? Poi ci dovrebbe essere una manovella. Certo, per chi non piacciono i treni non le può sapere queste cose. Cioè, io ci ho dovuto ripensare un pochettino. Entra. E immagino che questa non si può avviare, infatti spengi. Perché senza la manovella non si avvia sta cosa. Giustamente. Tra l'altro anche le macchine, gli autoveicoli facevano così una volta. Manovella. E dove fai? Niente. Non capisco. Vabbè, andiamo avanti così. È un po' inquietante quella cosa, però vabbè, sì, c'è. Ora. Cioè, più che altro è il sangue che mi inquieta, non tanto l'assenza della manovella. Chiuso? Sì. Di là invece? Ok, c'è la viuzza che scende tranquillamente. A posto. Va benissimo così. Che è sta roba? Una catena? Ah, solo una catena. No, è qualcosa di ispezionabile. Infatti è un po' anomala come cosa. Estremità tagliate, estremità tagliate. Slegata. Tagliata o slegata? Legata. Niente sangue? Corda. Allora, da una parte è tagliata, dall'altra no, dice, quindi? Ah, e poi c'è la cosa più evidente. Che è ironico che ho visto prima la corda di questo casino di sangue. Non è solo sangue. Questo è molto inquietante. Ispeziona. Resto del cadavere. Traccia di sangue. Vittima. Trascinato via? Strisciato via. Gambe spezzate. È inquietantissima sta cosa. Ovviamente la scia suggerisce di seguirla. Penso sia la cosa più ovvia. Magari è meglio non camminare sul sangue. E qui c'è il resto. Sangue dalle gambe. Sangue da. Cranio fratturato? Caso della morte? Perdere sangue o trauma cranico? No, scusate. Se è stato investito in quel modo, no? Suppongo che stava a metà sulle rotaie e gli hanno cioncato le gambe. Come fa a avere un trauma cranico? Se ce l'ha veramente, mi sembra che ce l'abbia. Certo, è un po' scomodo averlo in questo modo, eh. Mi fai fare altro? Tocca, tieni premuto. No.
Non ancora. Scena della morte, disturbata da Delsi, corrosa dal tempo. Che vuol dire sta cosa? No, non mi fa fare nulla. Ok. Vogliamo dare un'occhiatina qua prima di continuare sui binari? No, quelli vanno sui binari. Ok, al di là del tizio, sempre magnifico. Quella è una diga? No, mi sembra basta per essere una diga. E soprattutto non mi sembra una zona molto da diga. Questo qua, il lago stesso è basso. Lago o fiume, quello che è. Queste sono chiuse forse. Non lo so. Ok, scendiamo. Lì credo che si rivada di nuovo sulla via dove non voglio andare. Quindi seguiamo tutta la costa prima. Ok. Seguiamo la... Poi ci arrampichi? No. Suppongo che tu non vada neanche più in acqua. Siamo sinceri, ha senso. Che non si butta in acqua a fare i 100 metri rana. Cioè 100 metri poi. Molto più che 100 metri. E anche... Ah beh, alla fine è molto limitato a livello di... Ovviamente anche qua non mi fai passare. Ma è bello. Ne? No? Davvero? Vabbè, se la zona è veramente limitata, prima o poi l'avremo trovata ugualmente. Magari non subito. Allora, ruota, zoom, prendi. Momento, come c'è finita qua? E poi c'è una cosa che mi turba ancora di più. Se mi ricordo com'era fatta la motrice lì sopra, no? Che cacchio? La zona col sangue era lontana dalla maniglia. Come si è sporcata di sangue? No, mi sa che ho sbagliato, è dall'altra parte. Sì, qua non ci sono stato. Ma magari riesco a passare di qua per tornare indietro. Sperando che non ci siano delle trappole. Ricordate le trappole che abbiamo visto prima? Anche se potevano essere soltanto parte della storia raccontata in quel foglietto, però mi hanno un po' inquietato. Credo qui, no? Dovremmo ritrovare. Esatto, il cartello significa che ci sono i cosi. Perfetto. Ho visto qualcosa. E infatti. Ispeziona. Roccia. Quella che ha un'impronta? L'impronta di un piede? Terra fresca. Roccia. Manca una roccia? Vabbè, non mi sembra che sia... Ovviamente, sì, quello si dice. Non mi sembra che sia tutto sto granché a livello di indizio. Però vabbè. Forse mi vuole... Ok, neanche questo l'ho visto. Ispeziona. Gasolio o benzina? Caduto? Per la fretta? Tanica. Qua che devo ispezionare? Non vedo nulla di strano. Ma davvero? Erba secca. Vabbè, erba secca, cioè non vedo sia forma rettangolare. Automotrice dal ponte. Automotrice. Cos'ha di strano? Ah, è secca solo qui. È secca tipo fino a qua e attorno al su. Qua infatti è di nuovo di un colorito normale, cioè niente di così esagerato. Tranquilla proprio. Vabbè, intanto andiamo sopra all'automotrice adesso che abbiamo la manovella, che così controllo se quello che mi era venuto in mente fosse, cioè era vero o no. Potrebbe esserlo, come no. Perché io mi ricordavo che il sangue fosse lontano dalla maniglia. Cioè il sangue era su questo lato, giusto? Vedete? Il sangue è bello lontano dalla maniglia. La maniglia... Ah, non so come si accede al menu. Vabbè, ripara. Ecco, vedete? Questa zona è pulita, quella sporca di sangue è qua giù. Come se sporcata di sangue se il sangue sta qua. Forse è stata usata come arma per colpire il tizio di prima? C'è un trauma... No. Come ho fatto a farlo muovere? Ah, perché stavo pigiando. Ok. Sto pigiando a profusione.
Questo effettivamente fa da motore d'avviamento. Credo che a questo punto possiamo spostarla e vedere se ritornano con le dimensioni di prima. Credo. Qui si spinge, penso che poi la devo riavviare a mano, non c'ho voglia. Si muove così semplicemente o devo... Sì! Momento. Riesco a guardare dietro mentre... No? Ok. Non vorrei che magari succeda qualcosa e mi perdo qualcosa e investo qualcuno. Non credo che questo gioco contempli incontrare molta gente, però... Allora, lì c'è la tanica. Questo significa che dove dobbiamo arrivare? Circa. Possiamo fare un po' di... Ispeziona? Lì cosa c'era? Vabbè, intanto possiamo... La... Lì non c'era niente. Forse perché ho messo la maniglia? Ah, lì c'è la tanica che me la indica con le lettere. Quindi suppongo che quando vedo la tanica sto più o meno alla parte giusta. No? Ah. Se mi sembra che sta a far parcheggio. No, sono andato decisamente troppo avanti. Qui c'è la macchia però di benzina, quindi dovrebbe essere una cosa più o meno giusta. Ha fatto un suono stranissimo, un po' spettrale, a dire il vero. Che è quella roba? Ah, wow, mi sembravano tipo tutti i ciclini che ci fissavano. Lasciamo stare, va. E poi ho visto una strana cosa, un strano segnale. La strana me l'ha fatto vedere a distanza. Cos'è? È il sasso. Il sasso di prima. Credo. È anche sporco di sangue. Questo fa cadere la mia idea che la maniglia sia stata usata per colpire quello. Ah. Ispeziona? Beh, è un sasso. C'è poco da fare. Vuota. È coperto di sangue. Però mi sfugge la... Se è stato usato questo per colpire il tizio, la maniglia come si è sporcata di sangue? Allora, visto che... Questo mi piace fare una visione. Adesso che ho messo delle cose, la visione si vede meglio? È più larga. La visione adesso è più larga. Però il sasso me l'ha fatto prendere, non soltanto analizzare. Questo significa che credo... Ah, tra l'altro qui, che c'è scritto? In costruzione. Credo di doverlo spostare, farci qualcosa. Perché ad esempio questo non me lo fa spostare, no? Me lo fa raccogliere e basta. Non me lo fa esaminare e basta. È l'unico posto in cui può essere spostato, credo... A me che dobbiamo portarlo sulla cosa, ma non vedo motivo. Forse per vedere se è stato rimosso da qui. Era qua, no? Roccia. Ripara. Come quella maniglia ripara. È un po' strana come cosa. Cioè io devo risistemare gli oggetti dove sono? Proviamo. Roccia. Di nuovo quel suono. Quindi credo che sento quel suono quando metto qualcosa al loro posto. L'ho sentito prima quando ho spostato la motrice. Però prima diceva, quando ho provato ad analizzare il cadavere, tipo corroso dal tempo, inquinato da qualcosa, quindi è possibile che riesca a vedere le cose solo se sono abbastanza simili a quando sono successe? Quindi secondo logica, vabbè, infatti la visione era diventata più ampia, secondo logica adesso dovrei vedere un pochettino di più, no? E magari avere un altro indizio su dove ottenere qualcos'altro. Proviamo, tocca. Sì, è più largo, infatti. No, è completo. Ma che diavolo? Quattro... lucine? Sembrano quasi fuochi fatui. Non capisco a cosa puntino. Ah, mi posso muovere! Stavo fissando senza... Allora, questo è un... Questo è il tizio che è stato colpito con la chiave, quindi avevo ragione. Credo. Ah, quindi ognuno di questi è una specie di punto focale dell'evento? Questo è il morto, questo è il tizio che poi lo colpirà. Allora, per definizione questo deve essere successo prima. Poi. Ci sono altri due punti lì. Allora, il tizio è il morto.
che si ripara da qualcosa. Sembra la classica posizione di difesa questa. Però da cosa? È da solo. Rimane tanto quello. Magari mi illumina completamente. No, momento, momento, momento. Il ragazzino era legato qui. E il morto cercava probabilmente di ucciderlo a questo punto, perché quale motivo hai di legare un tizio su un binario? Solo che poi credo che, da come è andata, il vecchietto l'abbia... momento. Il vecchietto l'abbia colpito. Con la roccia, a questo punto. Ah, potrebbe aver senso. No, non ha senso. Perché sennò non può succedere quella cosa lì giù in fondo. Perché se... Allora, lui è presente in tutte e quattro le cose. Tra l'altro è un suo ricordo, quindi ci posso... Ah no, c'è un altro punto. Ok. Magari mi illumina... questa cosa. Cronologia. Etichetta. Ah, devo mettere l'ordine. Vabbè, se qui lui prenderà la roccia da qua, basta vedere se ce l'ha qui. Vabbè, diamo per scontato che quella in cui il tizio sta qua per terra è l'ultima. Etichetta. No. Successiva. Sei. Ok. Questa deve essere l'ultima, per forza di cose. C'è anche il bambino, tra l'altro. Il bambino non è presente né qui né qui. Quindi ipotizzo che il tizio l'abbia legato qua. Prima cosa. Come cacchio la... Poi dovevo proprio ricostruirla a questo punto. Poi il nonnetto l'abbia scoperto. Qui ha il sasso in mano. Sì. Quindi ha visto questo. È andato a prendere un'arma. Quindi questa deve essere la seconda. Deve essere successa prima. Due. Col sasso in mano ha stordito il tizio, che magari è scappato fino a lì e poi è stato investito. Ha senso così. Ha molto senso. Tre. Quindi è uno, due, tre. È scappato fino a qua. E poi il nonnetto l'ha buttato giù. 4. 4. E 5. No. Me ne manca una, possibile? No. Ah, questa è 5. Non avevo considerato che quella potesse essere una delle 5. E 6. E l'ha finito quella mazzetta. E poi l'ha gettata lì giù in fondo. Visualizza, dovrebbe andare bene così, no? Qual è la Y che mi dimentico sempre? Questa. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. I wish there was another way. Travis, tell me where Ethan is. Now. I'm giving the sleeper what he wants. What all of us want. Look, old man. You need to go home. God damn it. Go! Get out of here! Travis, close your eyes.
Ok, posso seguire il tizio, quindi, no, questo altro indizio? No, non lo potrò mai seguire. Cos'è lì sotto? Qualcosa c'è, andiamo a vedere. Tra l'altro, vedendo che fanno vedere come sono andate le cose, penso sia inutile da parte mia spiegarvi il mio ragionamento, faccio prima a farlo vedere direttamente dal video. Grandpa? Stay away! Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it! I have to destroy the room! Corvus, I'm sorry. Ethan, Oh no! I can't let you do that. No, no, no. Io pensavo avessi salvato il bambino tanto per, non così. Tanto ho sbloccato un achievement. Whatever Depressione. had turned Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience, because the old are tired. Their hate is less useful. Ok, quindi abbiamo risolto il nostro primo enigma, mettiamola così. Si può superare? No. Comunque io ho di poco, ma ho sforato il tempo che volevo dedicare a questi video, quindi ragazzi, per questo vi è tutto. Spero che il primo episodio di The Vanishing of Ethan Carter vi sia piaciuto, lasciatemi dei commenti, dei pareri nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!